Senatore D'Alfonso, i recenti ballottaggi hanno decretato la vittoria del centrosinistra delle civiche, una battuta d'arresto del centrodestra. Molti dicono che dietro questo successo del centrosinistra ci sia anche la sua mano. io sono un senatore della Repubblica impegnato molto a Roma come presidente della Commissione Finanze. Quando posso incoraggio le iniziative locali del centrosinistra e anche di queste forme avanzate di collaborazione e di coinvolgimento delle liste civiche. È stato un capolavoro a Chieti dei cittadini di Chieti, ad Avezzano dei cittadini di Avezzano che hanno saputo riconoscere le offerte migliori all'insegna del civismo migliore ad Avezzano e a Chieti si è trattato di un sindaco galantuomo che ha dato luogo, diciamo, alla terza fase della vita di Chieti. Adesso però devono dimostrare a Chieti e a Avezzano di essere all'altezza non solo di vincere, ma di governare. E io che ho un certo numero di anni di esperienza di governo, so che vincere è possibile, governare è molto difficile e lì si tratta di mettere in campo qualità. Il neosindaco di Chieti, Diego Ferrara ha detto di non, di non conoscerla, di non averla mai incontrata. È vero? Io non l'ho mai incontrato eh, Ferrara, ho incontrato altri collaboratori proprio per evitare anche questa triturata polemica tra Pescara e Chieti. Perché viene rappresentato dentro le mura di Chieti da parte di pezzettini cadenti di classe dirigente che l'obiettivo di Pescara sarebbe di deglutire o divorare Chieti. Io, che ho fatto il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, ho fatto il capogruppo in provincia tanti anni fa, non ho mai percepito da parte di Pescara questa volontà, diciamo, di deglutimento. Senatore. Quello che sta accadendo nel centro-destra, però, è sotto gli occhi di tutti. Secondo lei i riflessi delle sconfitte di Chieti-Avezzano potrebbero creare problemi alla giunta? Ma io quello che ho visto in molti appuntamenti elettorali è che è andata in onda una gonfiezza più che una grandezza. E le gonfiezze a un certo punto portano alla fine. A Chieti è venuta fuori l'insufficienza del respiro di una classe dirigente. Ad Avezzano addirittura siamo arrivati allo spappolamento del centrodestra. Non mancano problemi neanche nel centrosinistra, ovviamente. Però quello che è certo è l'esaurimento a Chieti di una spinta propulsiva. Ultima annotazione. Spero che non entri in campo mai la gelosia tra coloro i quali numerosi hanno saputo vincere. C'è una personalità che è il sindaco, un'altra personalità che è il vice sindaco. Poi ci sono le figure tradizionali dei partiti. C'è questo giovane Raimondi che viene dalla sinistra, ma anche un professionista affermato. Io mi auguro che diventino anche amici legati tra loro, capaci di resistere ad ogni progettista di litigio al loro interno.